Ha detto che sta riprendendo? Sì. Ok, grazie. Chiudi pure la porta. Come promesso, a gennaio sono tornata e nel video di oggi semplicemente vi farò vedere alcune cosine che ho comprato recentemente, diciamo un po' con i saldi, un po' senza, però vabbè, diciamo è la follia del dopo Natale quando avete fatto i regali per tutti e finalmente è il vostro turno di ricompensarvi per le fatiche svolte. Vabbè, cominciamo. Allora, una cosa che se mi avete seguita sul blog saprete sicuramente è che finalmente mi sono tolta uno sfizio, che era quello di comprarmi finalmente la Naked Basics 2 di Urban Decay. È una palettina con degli ombretti completamente opachi, con delle colorazioni a base fredda, che è semplicemente perfetta per me, avendo una carnagione tendente al rosa freddo. È la mia compagna di tutti i giorni per qualunque tipo di look. Sono troppo felice di averla comprata. L'ho acquistata ovviamente su Sephora con il 20%, quindi è stato un acquisto azzeccato che rifarei assolutamente. Comunque, per recensioni e roba varia ne riparleremo più avanti qua o sul blog, quindi oggi ve li mostro e basta. Poi, un'altra cosa che ho comprato risale a un mio acquisto fatto su Maquillalia, non so come si dica. Comunque, quel negozio online spagnolo, se non sbaglio, che vende prodotti che magari sono un pochino più difficili da acquistare per noi italiani, invece li trovate Milani, trovate The Balm, trovate NYX e via dicendo. Tra altre cose, io ho comprato questo blush di Milani che è il Berry Amore numero 03. E lo sto usando tutti i giorni, anche oggi. È un blush splendido che mi sta piacendo da matti. Comunque questo qua credo di averlo comprato sempre con uno sconto e se avete modo acquistatelo perché veramente è un blush di quelli abbastanza neutri che va bene con ogni tipo di trucco, ogni tipo di carnagione. Quindi vorrei provarne anche degli altri di Milani perché mi pare un brand veramente interessante. Ho comprato anche il dupe, chiamiamolo così, di Rebel di MAC. Solo che non so, devo provarlo un pochino di più perché per il momento non mi ha esaltata particolarmente. Mi sembra un po' secchino sulle labbra. Un'altra cosa acquistata appartiene alla collezione limitata di Pupa, quella invernale, ed è l'illuminante, il Pearly All Over Highlighter. E è questo illuminante in stick che ho comprato esclusivamente perché la solita cara annagaia di What's in My Bag ne ha parlato così tanto bene che mi ha convinta ad acquistarlo e devo dire che non me ne sono pentita. È un illuminante carinissimo che lascia proprio quell'alone sul viso illuminato, come posso descriverlo? È un prodotto pratico, diciamo, lo applico sia così che con le dita magari ed è rapido e dà quel tocco in più a ogni trucco. E quella collezione di Pupa neanche mi interessava, a dire il vero, perché come colorazioni non c'era niente che mi abbia attirato più di tanto, però l'illuminante vale proprio la pena di acquistarlo, se vi può interessare e se ancora è a disposizione nelle vostre profumerie. Sono stata in un'altra profumeria perché sì, sono così dipendente da profumerie. Ora che finalmente mi hanno pagato uno stipendio, ho detto perché no? Lanciamolo tutto al vento in cosmetici e regali vari. Non solo per me, giuro, ci ho pagato anche le vacanze di Capodanno, quindi non giudicatemi. Comunque, avevo bisogno di un nuovo mascara e ho trovato in offerta il ciglia finte di L'Oreal. L'altra volta vi avevo parlato tantissimo della versione intensa, che era quella nuova. Questo giro ho preso questo qua perché era in offerta, ma lo scovolino è lo stesso, più o meno, sì, lo stesso. E anche come formulazione, diciamo, mi piace molto. Mi piace il pettino perché riuscite proprio ad entrare nelle ciglia, anche queste qua in fondo, e tirarle su e piegarle, sfarfalleggiare. È un bel pettinino, quindi è un mascara che sto provando. Questo qua non l'avevo neanche mai provato, ripeto, ho provato solo la versione intensa. E niente, spero che mi entusiasmi quanto l'altra versione. Per il momento devo dire mi piace e per il resto vedremo. E poi ho fatto il colpaccio perché, come già detto, avevo un po' di soldi da parte che potevo spendere e allora ho girovagato tra gli stand, quelli che di solito neanche guardo per paura di lasciarci il cuore e basta. E invece a questo giro ho detto, toh, guarda,
Ho un po' di soldi, ho delle raccomandazioni, cioè ho dei consigli di altri blog da seguire e allora mi sono portata a casa l'Instant Concealer di Clarins. È un correttore che ho visto semplicemente sul blog di Anna, di Vivianna Das Makeup, ed è un correttore in crema che viene in questo tubetto qua, da 15 ml, tra l'altro una buona quantità. E deve essere un correttore molto illuminante, un correttore naturale, un correttore che co copre quello che deve coprire. Essenzialmente la versione 2.0 dei miei correttori preferiti. E sì, ho pensato che se già dovevo investire, cioè se già volevo investire un po' di soldi, tanto valeva farlo in qualcosa che avrei potuto utilizzare tutti i giorni piuttosto che un rossetto nero o viola prugnato scuro. E niente, l'ho provato solo una volta, per il momento mi sembra molto carino e poi comunque riferirò le mie impressioni non appena l'avrò provato a fondo e avrò deciso se varrà i soldi che ho speso, che non sono pochi, ma... Finalmente poi è arrivato dopo circa un mese e qualcosa anche l'acquisto che ho fatto su Filunic qualche tempo fa, ossia il dry shampoo, lo shampoo a secco di Colab, che è una linea lanciata da un'altra youtuber barra modella che è A Model Recommends, ossia Ruth Crilly. E a quanto pare questo deve essere il migliore shampoo secco della storia. E io intanto mi sono innamorata del profumo, perché di solito gli shampoo secco fanno veramente schifo come profumazioni. Questo qua invece è fenomenale e mi sono ritrovata a spruzzarmelo tra i capelli così anche se i miei capelli erano in perfetto stato. E niente, l'ho provato un paio di volte, lo trovo un buon volumizzante, ma per il resto non vi dico altro perché come shampoo secco ho un'idea in testa di come dovrebbe funzionare e non sto capendo se questo effettivamente funziona come nella mia testa dovrebbe. Per il resto rimando a impressioni più approfondite più avanti, quindi ci risentiremo. Intanto però il profumo è fenomenale. Poi oggi finalmente ha suonato il campanello e il corriere mi ha portato le ultime paio di cosette che avevo ordinato sempre su Maquillaria e con i saldi, ossia due prodottini di The Balm. Finalmente mi sono tolta lo sfizio di acquistare il Mary Luminizer, anzi Lumenizer, ed è, se non l'avete già sentito parlare, l'illuminante degli illuminanti. È praticamente uno champagne con una venatura dorata che su... Io ce l'ho adesso addosso. Non so con i raggi solari e le tapparelle quanto si veda, però l'ho provato adesso per la prima volta e sembra veramente bellissimo. Va modulato perché è potente, è un illuminante potente, però bellissimo e non vedo l'ora di provarlo un po' di più. E ultimissima cosa, il bronzer, il Bahama Mama, che ho riscoperto il prodotto Inside Bronzer a mare ogni giorno, quindi ho pensato, vabbè, tanto vale che me ne compri uno. L'ho trovato in saldo, non so neanche che vi giustifichi questa cosa, essenzialmente volevo provarlo e l'ho comprato. E sì, anche questo ce l'ho oggi. E in generale il bronzer l'ho riscoperto un prodotto veramente molto bello per scolpire un po' il viso insieme al mio blush in taupe di NYX. Scusate, sono un po' arrugginita, non so più come si filmi un video, però vabbè, portate pazienza. E niente, quindi anche questo l'ho usato oggi per la prima volta, pare carino e vi riferirò le mie impressioni più avanti. Basta, queste sono le cosette, diciamo, che ho comprato di recente. Poi al volo vi faccio solo vedere alcuni prodotti che mi sono stati gentilissimissimamente inviati da una ragazza che lavora per Kiehl's o L'Oreal, diciamo. E dopo essere stata all'evento di inaugurazione del negozio Kiehl's a Verona, mi ha inviato alcuni prodotti da testare che vi mostro solo perché effettivamente ho deciso che impiegherò più cura e tempo e anche soldi se deve essere nella cura della pelle perché è essenziale. E quindi vi faccio vedere alcuni prodotti, cioè i prodotti che mi ha inviato e poi vedremo in futuro se effettivamente ve ne parlerò positivamente o meno. Comunque sono tutti questi qua. E sì, vi fanno un test della pelle quando andate in negozio, se volete, per vedere che tipo di pelle avete e vi spiegano quali sono le combinazioni migliori di prodotti da usare per voi. Quindi mi sono stati mandati questi prodotti che erano stati
mi erano stati consigliati per il tipo di pelle che ho. E niente, sono semplicemente lo Skin Rescuer, che è una crema da giorno, Stress Minimizing Daily Hydrator, quindi un minimizzatore di stress, diciamo. Ha una coprenza, no, una coprenza, una corposità abbastanza intensa, però io lo uso anche come crema da giorno e mi piace molto. Questo in particolare non l'ho ancora aperto, avevo un campioncino, però questo è uno. Poi il famigerato Midnight Recovery Concentrate, che è un olio, e anche questo stra recensito e consigliato in tutta la blogosfera. Io lo sto usando la sera, la notte, e mi piace molto perché già ero abituata ad utilizzare l'olio di argan, quindi come con gli oli mi trovo sempre bene. Poi mi ha mandato il Centella Skin Calming Facial Cleanser, che è un appunto per la pulizia del viso, questo gel, diciamo, molto interessante. Vedrò se mi piace non appena avrò finito di utilizzare quelli che ho adesso. Poi mi ha mandato il Hydra Plumping Texturizing Serum Concentrate, nome lunghissimo, per un siero che a quanto pare dovrebbe aiutare a rimpolpare e reidratare una pelle disidratata, perché ho scoperto essere il mio caso, la pelle grassa però disidratata. E quindi questo è uno. E l'ultimo siero è il Powerful Strength Line Reducing Concentrate, che questo qua è un altro siero essenzialmente per ridurre le linee, rughette del viso e via dicendo. Quindi questi qua sono tutti i prodotti messi insieme, adesso appena comincerò ad utilizzarli tutti quanti vi saprò dire cosa ne penso e se effettivamente valgono tutti i soldi che costano, perché sono dei prodotti estremamente costosi. Però se questo vuol dire che spendo un sacco di soldi per un prodotto che effettivamente fa qualcosa per la mia pelle, ben venga. Sono di questo parere. Questo è quanto. Sono veramente arrugginita nel fare video perché non mi ricordo come si faccia a parlare con una telecamera normalmente. Però vabbè, conto di ripigliarmi col tempo un po' alla volta. Quindi questo è quanto per oggi. Io vi ringrazio per essere rimasti fedeli e essere tornati a trovarmi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Vi ricordo di dare un'occhiata al mio blog, che è www.likeacandyshop.com, perché lì ci sono un sacco di contenuti che qua sul video e su YouTube non troverete. Quindi vi prego, non dimenticatevi del mio blog. Io adesso vi saluto e vado a mangiare perché ho una fame atroce. Ciao!